Continua la campagna promozionale intorno alla produzione del film Un tuffo nel cielo, tratto dalla storia di Laura Rampini e del tour Libera Mondo. Oggi, all'aeroporto La Spretta di Ravenna, la FG Film Production ha organizzato un appuntamento con diversi volti del mondo televisivo cinematografico italiano, che hanno deciso di appoggiare il messaggio sociale della futura pellicola. Per sottolineare la vicinanza degli artisti all'intera campagna, è stato organizzato un lancio collettivo col paracadute. Che cosa l'ha colpita di questa storia di Laura Rampini? Beh, tutta la sua storia, anche perché poi ieri sera, insomma, ce l'ha raccontata. È una storia, lei è una donna straordinaria, di grandissima forza di volontà e proprio di entusiasmo per la vita. E quindi, so, trovo che sia una donna eccezionale. Quella che mi ha colpito di più è lei, con la sua voglia di vivere, con la sua voglia di fare. Veramente ti fa passare in secondo piano il problema che lei ha. Tu la vedi e quando la lasci non ti ricordi della carrozzella, ma ti ricordi di lei, di una persona piena di gioia, di vivere e di carica in tutti i sensi. Quindi questa sarà molto difficile, secondo me, da fare venire fuori facendo un film, perché ci vuole un'attrice straordinaria, credo che nessuno meglio di lei potrebbe farlo. Quindi bisognerà stare molto attenti nella scelta dell'attrice, perché ha un compito durissimo, riuscire a tirare fuori quelle mille cose che c'ha lei. La voglia di vivere, la voglia di continuare, la voglia dei sogni, sono delle cose che a me mi affascinano. Poi è normale, essendo che io abbraccio il sociale, quando sento queste cose mi ci butto subito a capopelle, nel senso di aiutare e sostenere queste cause. Secondo lei, qual è l'insegnamento che bisogna trarre dalla storia di Laura? Che non bisogna arrendersi mai, che bisogna combattere, che bisogna credere nella vita e insomma andare avanti nel miglior modo possibile. Lei ne è un esempio straordinario, secondo me. Beh, agli studenti il miglior insegnamento da dare è quello di ritornare alle cose più semplici, più umili. E il miglior insegnamento che ti danno loro, che è una cosa molto importante, specialmente per chi fa il nostro mestiere, loro ti insegnano continuamente. Io a Roma ho una scuola, si chiama Accademia degli Artisti, e a parte il fatto che io insegno a loro a recitare, stare sul set, non sai quanto mi insegnino loro. I ragazzi sono una categoria di persone che hanno ancora tanto da imparare, ma che contemporaneamente hanno tanto da insegnare. Sembra strano, ma è così. Allora, io ho saputo che lei ha avuto un incidente. Allora, io dico, sugli incidenti c'è molto da parlare. La cosa che dico molto ai giovani è di stare sempre attenti, di guidare con prudenza, perché oggigiorno la gioventù è molto sballata. E poi dico loro anche di non bere, nel senso, dato che ci sono questi giovani che escono il sabato sera e si ubriacano, almeno uno di loro di essere veramente consapevole di non bere e di portare a casa i loro amici. La protagonista ha una passione, lanciarsi col paracadute. Lei oggi si lancerà? Certo, sono qua, venuta qua apposta, mi lancio. Prima volta o... È la primissima Primissima volta, volta. sì, infatti ho una paura che Dio solo sa, però è bello anche fare delle prove con se stessi, no? E quindi questa è una bella prova. Ma hanno detto tutti che è una grandissima emozione, una botta d'adrenalina pazzesca, e poi dopo, insomma, quando arrivi giù sei come rinato un'altra volta. Dipende che maestro mi danno vicino, perché io ho chiesto una di 25 anni bionda alta, vediamo se la trovano mi butto. Per adesso hanno trovato uno di 57, moro e messo bene. E non mi fido, soprattutto non so se devo stare davanti io, cioè non so com'è la posizione. Il 30% mi dice buttati, il 70% mi dice no, però se parte il film e si devono fare qualche lancio, vedrò di potermi, come si dice, rilassare e decidermi di buttarmi nel vuoto. Per ora vince l'istinto di conservazione. Sì, però è una cosa molto bella vedere questi giovani che si lanciano. Per conto mio sono sballati o drogati, perché per fare una cosa di questa. Loro sono così sicuri, quindi ti danno una certa sicurezza. Comunque io adesso, facendo finta di niente, scappo. Federico Lega per Ravenna Web TV.